L'approfondimento settimanale di Siderweb dedicato all'andamento dei prezzi sul mercato nazionale ed internazionale si concentra oggi sui laminati mercantili. I laminati mercantili sono rilevati da Siderweb a partire da febbraio del 2009 e con tondo, travi, vergella da trafila, vergella per rete e rete retrosaldata costituisce l'offerta di Siderweb in merito dei prodotti lunghi in acciaio al carbonio sul mercato italiano. Come si può vedere dal grafico, il picco massimo del prezzo base dei laminati mercantili sul mercato italiano è stato raggiunto nel gennaio del 2011 con circa 320 euro la tonnellata, mentre il prezzo più basso è stato raggiunto nell'ottobre del 2016 con circa 10 euro la tonnellata. A partire dall'ottobre del 2016 poi il prezzo si è rialzato, attestandosi negli ultimi due anni circa attorno alla media del periodo 2009-2019, pari a circa 130 euro la tonnellata base partenza. Se mettiamo a confronto l'andamento del prezzo base di laminati mercantili, travi e tondo per cemento armato nell'ultimo decennio, possiamo notare due evidenze. La prima è che l'andamento di questi tre prodotti evolve in maniera molto coordinata nel corso del decennio, con tutti i prodotti che salgono e scendono nelle stesse tempistiche. Si può notare in questo decennio anche un cambiamento delle posizioni relative dei prodotti. Come si vede nel grafico, all'interno del cerchio rosso si nota nel periodo 2012 e 2015 un certo ordine tra il prezzo di laminati mercantili, travi e tondo per cemento armato, con una differenza tra i vari prodotti molto costante in questi tre anni. Nel periodo indicato dal cerchio verde, invece, come potete vedere, il prezzo base di travi e tondo per cemento armato è andato a convergere e adesso è molto vicino, mentre il prezzo base dei laminati mercantili si è allontanato progressivamente sia da quello delle travi sia da quello del tondo per cemento armato. Per tutte le novità e gli aggiornamenti sui prezzi dell'acciaio sia sul mercato italiano sia sul mercato internazionale, cliccate sull'area prezzi di www.siderweb.com.